Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Attualità Granata. Partiamo con una notizia che non può che rendere orgoglioso tutto il mondo del Torino. Ed è una dichiarazione che arriva direttamente dalla bocca di Emiliano Mondonico, ai microfoni di tutto il mercato web. Cerci, in questo momento, è l'uomo di fascia più pericoloso, anche se nel rombo di Prandelli non c'è l'uomo di fascia che gioca da metà campo in avanti. Poi bisogna vedere la situazione di Giuseppe Rossi, perché la sua assenza potrebbe portare la nazionale a giocare con i tre attaccanti davanti. Balo, Cerci e vediamo chi dall'altra parte, magari Berardi, anche se penso che Insigne sia il più accreditato. Queste le parole dell'ex mister Granata. Cerci sta facendo un campionato a livelli altissimi. Sta portando il Toro su in alto e sicuramente un ragazzo così in nazionale ci farebbe comodo, visto il carattere, il carisma, la tecnica e le qualità che si ritrova. Sempre per la serie delle citazioni che fanno piacere a tutti i tifosi del Toro, questo è il momento dell'ex Granata Silenzio. Finalmente il Toro sta nelle posizioni che merita, per il brasone e per la storia, dice tutto sport. Compete di nuovo per ciò che gli spetta, ovvero obiettivi prestigiosi, come giocare in Europa League. Immobile e Cerci sono due attaccanti completamente diversi tra loro, si amalgamano bene e rappresentano il valore aggiunto del Toro. Le ultime parole le riserva per motivare la squadra e spingerli verso l'impresa. L'Europa League è una vetrina particolare, completa il tuo bagaglio di esperienza con ricordi che poi ti porterai sempre dietro. Cambiamo però discorso concentrandoci su una trattativa che sembrava già essere stata portata a termine, e cioè quella che portava Rodrigo Aguirre al Torino. L'attaccante classe 94, però, non è ancora stato acquistato, come sottolinea Petrachi. Il giocatore ha molte richieste e continua a sfornare grandi prestazioni una dopo l'altra, condendole anche con numerosi gol. E questo potrebbe far pensare al presidente del Liverpool Montevideo, José Palma, ad aumentare il prezzo del cartellino, che in questo momento si aggira intorno ai 3 milioni. Per quanto riguarda invece la difficile trasferta di Verona contro l'Hellas di lunedì, il designatore arbitrale ha deciso di affidarla a Gianluca Rocchi di Firenze. Gli assistenti saranno Viventi e Ghiandai, il quarto uomo, De Pinto, e i giudici di porta invece saranno Baracani e Gersini. Una settimana fa è arrivato il transfer. E finalmente, domani 14 febbraio alle 13, ci sarà la presentazione ufficiale di Marco Vesovic. Chissà che il giorno di San Valentino non porti fortuna al giocatore e al Torino, facendo nascere una bellissima storia d'amore. Prima di concludere la puntata, apriamo l'ormai solita piccola parentesi dedicata alle Olimpiadi di Sochi. E non potevamo essere più felici, perché Arianna Fontana, infatti, ha vinto una bellissima medaglia d'argento nello short track. Davvero una grandissima soddisfazione per una ragazza che potrebbe scrivere la storia italiana in questo sport. Anche per stasera abbiamo concluso. Grazie per l'ascolto. Ha condotto Chiara Leati. Da parte di Radio Granata, un augurio di una buona serata e di una buona continuazione.